È Niccolò Cannone il vincitore del premio Atleta dell'Anno promosso dai veterani dello sport, sezione Le Signe, Nesti, Pandolfini e assegnata Villa Castelletti di Signa in una cerimonia nella quale hanno sfilato tanti giovani talenti dello sport. Cannone è il rugbista della Nazionale Azzurra in forza alla Benetton ed è tra gli sportivi in grande ascesa nel panorama italiano. Niccolò Cannone nasce in queste zone, calcisticamente nella Lastrigiana, poi ha iniziato a giocare a rugby e è già un atleta maturo, affermato anche se giovanissimo. Di Niccolò ne sentiremo parlare in Italia, ne sentiamo già parlare in Italia un gran bene insieme al rugby, che è una disciplina che è esplosa. Non sono mancati premi a giovani emergenti che sono andati a due giovanissimi atleti a testimonianza della crescita dei risultati nello sport al femminile. Per quanto riguarda gli emergenti abbiamo due ragazze bravissime, Meucci e Cossari. Meucci è un'atleta, una campionessa di ciclismo di 16 anni, molto brava, è tra le emergenti per quanto riguarda lo sport del ciclismo. Mentre per quanto riguarda il tennis, con la società sportiva del Tennis Club delle Signe, la Cossari è una tredicenne che è nelle prime 50 ragazze campionesse di tennis in classifica e quindi è una soddisfazione per il nostro territorio veramente importante avere queste due possibilità. Alla cerimonia di premiazione della terza edizione del premio hanno partecipato anche la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la senatrice Caterina Bini, e la Presidente nazionale dei veterani dello sport, Francesca Bardelli, oltre alle istituzioni locali. Tra i premiati anche il Museo Fiorentina, editore del libro a cura di Massimo Cervelli, Società Anonima, Associazione Fiorentina del Calcio, 1933-1952, e poi ancora il Signa Calcio. Tre riconoscimenti speciali, quello al ciclista Francesco Casagrande, ex azzurro delle due ruote, e poi Francesca Bonciani, pallavolista militante in A1 nelle file del Bisonte Volley Firenze. La cerimonia è stata anche l'occasione per parlare di ripartenza dello sport dopo un anno e mezzo di pandemia. Ripartenza, ricostruzione, nuovi obiettivi, a partire anche dallo sport pensato per i più piccoli. Noi dobbiamo essere bravi a fare degli interventi sulle società di base, ma più che altro nel mondo della scuola per i ragazzini delle scuole elementari, perché se abbiamo i 13-14 anni che ci verranno a mancare, almeno vediamo se riusciamo in questi anni a rimpolpare e rinforzare lo sport di base a livello di scuole elementari e prime medie.